tutto ciò di cui avrete bisogno per prepararvi per questo laboratorio di coding a distanza, il sentiero di Pollicino. Questo laboratorio sarà dedicato alla fiaba di Pollicino, quindi ci servirà a preparare degli oggetti che ci aiuteranno a lavorare su questa fiaba. Innanzitutto vi chiedo di preparare una griglia di 5 quadrati per 5. Potete realizzare questa griglia sul pavimento con lo scotch di carta oppure potete disegnarla su un grosso foglio, così poi potrete riutilizzarla anche dopo la fine dell'attività. Le dimensioni della griglia sono libere, l'importante è che voi possiate stare in piedi all'interno di uno dei singoli quadrati. Proprio come il personaggio di Pollicino, anche a noi serviranno dei sassolini per questa attività. Vi chiedo quindi di raccogliere un po' di sassolini, possono essere sassolini di qualsiasi tipo, se non riuscite a reperirli potete anche realizzarli, costruirli con la tecnica che preferite. Durante l'attività dovremo realizzare dei disegni, vi chiedo quindi di preparare prima 4 fogli bianchi della dimensione dei singoli quadrati della vostra griglia e dei pennarelli colorati. Nella fiaba di Pollicino si parla poi di un oggetto magico molto interessante che sono i famosi stivali delle 7 leghe. Vi chiedo quindi di preparare per l'attività degli stivali. Potete scegliere degli stivali e utilizzare direttamente quelli mettendoli sulla griglia. In alternativa potrete disegnare questi stivali oppure costruire anche questi con la tecnica che preferite. Per l'attività ci serviranno poi delle carte di programmazione. Ci servirà una carta passo avanti, una carta gira a destra e una carta gira a sinistra. Vi chiedo di realizzare 3 carte per ogni tipo. Questo è tutto ciò di cui avrete bisogno per partecipare a questa attività di coding a distanza. A questo punto non vi resta che iscrivervi e ci vediamo sabato 17 aprile.